tutto è andato secondo quello che si era ipotizzato questa volta? Tutto è andato tutto bene, come ipotizzato, misure perfette, lavoro ben fatto dagli operatori, siamo tutti contenti con le campane che suonano. Come si è proceduto nella movimentazione della struttura? Si sono utilizzate due gru, la più potente è quella che teneva lato strada provinciale, lato Graveglia, e l'altra è quella che ha movimentato il lato Rivarola in quattro fasi, con tre soste intermedie e quattro fasi, come era stato inizialmente progettato e messo sulla carta. Un lavoro di squadra. Un lavoro di squadra, sì. E se non si rompe? Bravo! Dopo tanti anni si è realizzato un sogno che l'amministrazione comunale di Carasco si era prefissata nel mandato elettorale e ha raggiunto l'obiettivo. C'è tanta emozione, ci sono anche le campane a festa di Rivarola, un momento di festa per tutto il comune. Sì, per tutto il comune, per la frazione di Rivarola e Graveglia, perché oggi è un giorno importante. Dopo tanti anni ci sarà di nuovo il collegamento fra le due frazioni, che è importante per gli abitanti. Adesso inizieranno gli allestimenti del ponte, quando si prevede la riapertura? Noi speriamo a settembre che ci sia la riapertura, quando iniziano le scuole ci sia la possibilità di poter andare a prendere il pullman sulla sponda sinistra dell'Entella. A complicare le operazioni proprio la presenza della vecchia pila in avio, che al momento rimane lì. Al momento rimane lì perché il vecchio ponte è stato vincolato dalla soprintendenza e l'amministrazione ha già speso 90.000 euro per spostare una pila delle due in alveo e metterla nella sponda destra, lato Rivarola, e ha imposto anche il fatto che rimanga invece in alveo un pezzo di passerella esistente. Secondo l'avviso dell'amministrazione è una scelta che noi non condividiamo ed è per questo che abbiamo fatto ricorso prima al Ministero, che è stato respinto, e ora anche al Presidente della Repubblica. Speriamo che prevalga il buon senso e prevalga anche la sicurezza dei cittadini.